The Blinding of Isaac in 2 minuti. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Stiamo parlando di un gioco che nessuno conosce, o perlomeno lo conosce una stretta elite in Italia. Ma fatto sta che è uno di quei giochi bidimensionali, rapidi, competitivi, ma soprattutto blasfemi. Quindi non uno di quei giochi da figli di papà che giocano a COD? Non credo, loro lo reputerebbero difficile. È per gente bella, figa e con i riflessi che ti fanno prendere un proiettile al volo. Gente come me. Una mamma fanatica di Dio prende a tutto il povero Isaac, perfino i giocattoli e i vestiti, vabbè, i vestiti. Sì, ma perché? Beh, perché ha sentito una santa voce che gliel'ha detto. Come se io facessi tutto quello che la gente mi dice. Fammi un caffè. Sì, subito. Il povero piccolo si ritrova senza nulla, praticamente nudo. Pensa se si fosse chiamato Rocco. D'improvviso la madre tira fuori un coltello. La voce le ha detto di uccidere il figlio per estinguere i peccati di quest'ultimo. Il piccolo scappa in una botola per evitare l'assassinio da parte della madre, che oramai si è fatta corrompere dal potere divino. E là comincia l'avventura. Nemici disumani e deformati generati dalla mente distorta di un bambino che ha avuto un'infanzia a dir poco complessata. Caprette sataniche. Ciccioni con problemi di incontinenza. Diarrea esplosiva. La versione gemellata di Popo di Dragon Ball. Il cuore di tua madre che tu stesso dovrai uccidere. Maurizio Costanzo e chi più ne ha più ne metta.